Ogni monumento di interesse culturale, storico e artistico è da considerarsi, a nostro parere, come un'entità vivente, con una sua propria storia e una serie di accadimenti importanti in grado di spiegare il carattere di una comunità e di un territorio in cui è inserito lo stesso. Questo è il caso della chiesetta di San Giuseppe alla Pagana di Rescalda, che si trova in provincia di Milano. Il nostro modo di lavorare presuppone un'indagine approfondita basata su documenti ufficiali, con l'intento di produrre una documentazione di valore culturale, oltre che artistico. Nel caso della chiesetta della Pagana, abbiamo scoperto cose molto interessanti e ben collocate nel nostro video, a partire da un affresco semi-abbandonato nella cascina pagana, attribuito a Bernardino Luini, quindi un'opera artistica collocabile nel 1500. Se non proprio a Luini, è sicuramente attribuibile agli allievi della sua scuola. Dai documenti ufficiali risulta che l'anno di fondazione della chiesetta è il 1715, ad opera delle famiglie rescaldesi Raimondi e Guzzetti, ma siamo venuti a sapere che esisteva, proprio dove si trova attualmente la chiesetta, già qualcosa di valore religioso molto tempo prima dell'attuale fondazione. Nei documenti storici che ci riportano questo periodo si parla addirittura di culti idolatrici e pagani, presumibilmente attribuiti a comunità celtiche esistenti sul territorio prima della colonizzazione romana. Molto interessante risulta l'interno, sia dal punto di vista artistico che da quello religioso. Ci sono armonie architettoniche, tele e sculture di indiscutibile valore artistico. C'è un antico crocifisso posto molto in alto, che sembra quasi voler sostenere la volta. C'è anche una via crucis un po' malandata, ma anch'essa di indiscutibile valore, anche se soprattutto emozionale. Passando davanti all'altare si entra nella sacrestia. E quel passaggio pare calarsi in un passato rimasto fortunatamente intatto. Questo punto del video lo consideriamo come una sorta di finale del nostro viaggio. Partito dalla chiesa di Santa Maria Assunta, passato per l'ex palazzo comunale di Rescalda e poi per i campi e i boschi della cascina Prandona, giungendo poi alla cascina pagana e infine alla chiesetta di San Giuseppe. In questa sacrestia si respira ancora un'aria di tradizione popolare oltre che religiosa. Basti dire che su una delle pareti abbiamo trovato un ex voto, a testimonianza di un avvenuto miracolo. E in un angolo si può ancora vedere la fune che serve per suonare la campanella della Pagana, tanto cara ad un'antica tradizione popolare rescaldese. Durante il montaggio del video non abbiamo potuto né voluto eliminare degli evidentissimi problemi di degrado all'interno e all'esterno della chiesetta, rendendoci conto che questa purtroppo corre un rischio molto serio
di crollare. E ci auguriamo che chi di dovere possa intervenire al più presto possibile.